Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di Warhammer Total War 2 per andare avanti con qualche buona novità. Nel senso che io faccio una doverosa premessa prima di iniziare, che credo non sia stata molto chiara in passato. Io non sono affatto esperto di questa saga, mi ci sto avvicinando in maniera veramente profonda solo adesso. Per cui non ho grande conoscenza di quelle che sono le dinamiche, perciò qualora abbiate consigli sono ovviamente ben accetti. Detto ciò, mi sto però un po' acculturando, nel senso che sto portando avanti una carriera secondaria nei panni dei Lizardmen per capire un po' anche alcune dinamiche secondarie del gioco mentre porto avanti questa con voi. Per cui spero e credo che oggi vedrete già qualche miglioramento rispetto l'ultima volta, per cui partiamo. Allora, io direi la primissima cosa da fare, visto che siamo un pelino in difficoltà, allora abbiamo il nostro Malekith che sta qui e va bene. Poi abbiamo Nelosi, che è l'eroe aggiuntivo, che tra un turno avrà e sulle sue unità, che la potremmo mandare poi verso nord. Al di là di questo, noi abbiamo la tecnologia in attesa. Attualmente è in... no, non è... sì, è in sviluppo qui, per cui qua posso uscire. Allora, la cosa fondamentale adesso è schiavi. Gestisci e guarda l'analisi dettagliata della distribuzione di schiavi. Ecco, questo è un aspetto fondamentale della nostra fazione. A differenza dei Lizardmen, che hanno la rete geomagnetica, loro hanno gli schiavi. Devo capire bene che cosa implichi questo traffico di schiavi nella nostra partita, però... confido che, insomma, che lo capiremo a breve. L'ordine pubblico ne risente, le entrate pure, comunque. È qualcosa che dovremmo vedere. Per adesso i nostri obiettivi attuali sono infestazione. Con questo occupo l'insediamento di questa fazione e vabbè, ed è questo qua, volendo. Poi abbiamo mantenere l'ordine pubblico ad almeno questo valore, ovvero 10 nelle seguenti province, Naggarond. E siamo dentro Naggarond, per cui dovrebbe aumentare nell'arco di poco tempo. E assicurati che uno dei seguenti edifici siano stati costruiti: Ara di Kane, dimora dell'incantatrice. E ci stiamo attualmente lavorando. Per cui direi che possiamo adesso saltare il turno, cioè saltare, andare avanti. E vediamo che succede. Sto iniziando piano piano a prendere dimestichezza col gioco, per cui credo che vedrete un miglioramento di video in video, o quantomeno me lo auguro, anche perché il gioco ha stravinto e sta stravincendo il sondaggio di scrematura sugli scopriamo, per cui mi toccherà farci una serie e sono contentissimo di ciò, perché almeno magari è la volta buona che imparo a giocare. Detto ciò, io manderei, visto che Malekith credo possa contribuire parecchio all'ordine pubblico, volevo Nelosi e la mandiamo ad occupare questa città, perché giustamente se non ci serve la tratta di schiavi è il caso di entrarci. Un'azione del genere porterà di certo alla guerra. Per quanto tutto ciò sia glorioso, procedi solo se desideri il conflitto, mio signore. Ma io dichiarerei guerra perché mi serve. Lo voglio. Allora, abbiamo dichiarato guerra a Bael Sammon, che è un alto elfo amichevole. No, elfo oscuro anche lui. Ma io non vorrei dichiarargli guerra, sinceramente, essendo anche lui un elfo oscuro, però potremmo trarne qualcosa di buono, in teoria. Facciamo le cose un po' in maniera poco carina. Dunque, noi adesso abbiamo con loro... non abbiamo attualmente nulla di stipulato. Relazioni... no. Non abbiamo nessun tipo di relazione con loro. Però forse inimicarci gli elfi oscuri adesso non so se potrebbe essere una buona idea, obiettivamente. Per cui aspetto. Allora, a questo punto io direi che potremmo... qua che cosa c'è? Resti della battaglia. Un luogo di battaglia recente si può ispezionare usando un lord. Vai, mia cara. Il tuo esercito ha marciato fino allo sfinimento, mio signore. Ora deve riposare. E vabbè, mandiamoci Malekith allora a vedere. Allora, i tuoi seguaci hanno raggiunto due relitti. Le battaglie in mare fanno felici non solo gli dei della guerra, ma anche gli dei del mare. La salvezza di queste battaglie violente è possibile, ma gli dei del mare richiedono il loro tributo, quindi solo un quarto del carico può essere preso. Armi arabe, le prestazioni dell'esercito saranno migliori durante le battaglie, oppure carico letale, le prestazioni dell'esercito saranno migliori nella campagna.
Ma io farei il carico letale, sinceramente. Abbiamo. Ah, nelle tue avventure in mare aperto hai trovato una certa quantità di razioni utili contro il logoramento e le malattie. Tesoreria più 1500, razioni sigillate 10. Bene. Caro Malekith, tornami a Naggarond perché sennò l'ordine pubblico ne risente. Ok. Adesso noi abbiamo 10.000 monete, diciamo 10.000 di oro, con un'entrata prevista attualmente di 1960, considerando quel che esce e quel che entra. Per cui siamo messi abbastanza bene. Io non ho altre unità da poter reclutare adesso. Recluta Arca Nera. Una nuova arca nera sarà disponibile dopo aver eseguito il rito sacrificio a Matlan. Vabbè. Recluta eroe. Facciamo un altro eroe? No. Recluta Lord. Potremmo fare un altro Lord, ma ci costerebbe soldi. Non so se adesso sarebbe il caso. Non lo so. Nelosi già l'abbiamo. Se non sbaglio. Disprezzo, determinazione. Feroce, ecco. Uno che. Signore del terrore. Coren Banir. Vai, reclutiamolo. Bene. Allora, io direi di prendere il nostro Coren. Anzi, prima di tutto gli diamo un po' di unità. Schegenere e Lance del Terrore 2. Ok. E adesso andiamo avanti. Una potenza rivale vuole discutere con te. Chiede un cambiamento nei vostri rapporti. Considera questa offerta con attenzione. allora. Corvishish, un elfo oscuro con 46 di forza, ha proposto 100 di pagamento da parte mia e transito militare concesso. Se leviamo, allora io faccio controfferta, non te pago, facciamo così. Proponi offerta, hanno accettato, bene. Ci hanno provato, ma gli è andata male. Allora. Quindi diciamo che da questo punto di vista sta andando bene. La popolazione della tua provincia è in crescita, mio signore. Col passare del tempo, questa crescita ti permetterà di trasformare le città in imponenti fortezze. Assicurati che le cose non cambino e potrai sviluppare ulteriormente il regno. Allora, va bene, adesso abbiamo. Torre degli Elfi Oscuri, la possiamo costruire? Cease your provocations. Locanda, no. Non mi pare che si possa far nulla. Non mi pare che si possa fare nulla. È possibile che sia bisogno di surplus di popolazione, che non abbiamo per il momento, perché ne abbiamo solamente uno. Per cui, scusate, ma questa. Ah, ecco, dovremmo andare là. Va bene. Io qua non posso fare nulla. Per cui, non abbiamo granché da poter fare se non vedere un po' da sta parte. Scusate, ma se io provassi a fare una cosa, no? Mi prendo l'amato Malekith e lo porto qua a vedere se riusciamo a conquistare questa zona. Perché da quest'altra parte non mi sembra che ci sia nulla. Nel senso qua abbiamo. Scusate, eh. Così. Allora. Qui abbiamo. Abbiamo degli alleati potenziali. Per cui non ci andrei. Diciamo che la parte che ci interessa è questa a noi. Per cui devo andare verso nord. Devo andare verso nord. Potremmo provare a mandare Nelosi attraverso la foresta. Dreadlord of Naggaroth. Vediamo un po' se riusciamo ad andare all'altare della suprema oscurità. Lasciamo Malekith in zona, che insomma mi preoccupa abbastanza il fatto di lasciare libera Naggarond. E basta. Non posso fare nient'altro. Allora, loro si stanno esponendo un po'. Stanno muovendo un po' tutti. Io, signore, i nemici razziano le tue terre e massacrano i tuoi cittadini. Combattili e fa pagare loro cara questa trasgressione.
Non si sa bene lui cosa abbia appresso. Allora, un esercito può fare incursioni in territorio nemico assumendo la modalità incursione. Le incursioni procurano denaro e hanno effetti deleteri su chi le subisce. Va bene. Non devi combattere i nemici da solo. Ci sono forze straniere che sperano di ingraziarsi la Corte Nera. Stipulando un patto di non aggressione, potrai concentrare la tua ira su chiunque osi fare infuriare il Re Stregone. Vabbè, allora, firma un patto di non aggressione con la fazione Aggraef. E andiamo, allora, dov'è? Qua. Dunque, Arganet. No, non è questo, eccolo. Dreadlord, awaiting command. Allora, speak whilst you can. Dunque, patto di non aggressione. Propongo. Agreeable. Bene. E sono i viola che abbiamo sotto, per cui io posso star tranquillo da questa parte. Abbiamo sia un trattato di non aggressione, sia un transito militare. Bene, poi... Quindi abbiamo il sud coperto, ci manca il nord. Sì, ci manca il nord e ci manca anche l'ovest, verrebbe da dire. Allora, Arganet è un elfo oscuro con cui non abbia... Ah no, abbiamo anche con loro il trattato di non aggressione e il transito militare attivo. Quindi siamo relativamente coperti da ogni lato. Tesoreria più 500 e pergamene di Ecatri e carti più 4. Le tue armate possono salpare se lo desideri, signore. Possono costruire delle imbarcazioni sulla costa o salpare da un porto vicino. Ma al momento non mi interesserebbe a me. Dunque, le incursioni stanno intaccando l'ordine pubblico locale. Allora tocca andargli a spaccarlo. Dunque. Facciamo uscire Malekith. Facciamo uscire Malekith, dai. Mandiamo lei dentro e lui fuori. Andiamo a riprenderci la zona. Regola d'unità non lo posso fare adesso. Io procederei di qua. Giusto per coprirci quest'altro lato. Bene. Allora, i figli della Forgia hanno dichiarato guerra ai nostri alleati. Il branco da guerra Ombragor sta avanzando di là. Cerca di variare le tue tattiche quando ti sposti davanti ai nemici, mio signore. Preparare un'imboscata o un accampamento difensivo, al contrario di una carica diretta, può determinare la vittoria. Bene, allora, gli eserciti possono modificare movimento, comportamento e abilità assumendo delle modalità. Il reclutamento, l'imboscata e l'incursione sono esempi di comportamenti facilitati dalla modalità. È possibile far cambiare modalità a un esercito selezionando una schermata modalità sul pannello delle informazioni sui personaggi. Che sarebbe... Vediamo un po'. Ah, ecco, ok. Modalità. Oh, allora... Incursione in marcia, imboscata. Non puoi assumere la modalità imboscata quando ti trovi nel campo visivo dell'esercito di un'altra fazione. Se io facessi così... Vabbè, adesso non posso, però quantomeno ho capito il sistema. Bene, allora io devo sfasciarlo. Allora, abbiamo ricercato questa tecnologia, atteggiamento tirannico, più 10 tutte le province, bene. Quindi andrei di altra tecnologia... E no, stanno già facendo, per cui se abbiamo una fracca di soldi fuori dal mondo è il momento di usarli. Allora, qua abbiamo detto che abbiamo già fatto tutto, qui abbiamo fatto... No, io attaccherei a questo punto. Hanno distrutto tutto. Oh no. Sì, hanno distrutto tutto. Bene. Vabbè, io a questo punto passo il turno. Passo il turno anche qua.
malevolent lord. Qual è il problema per cui non posso passare il turno? Do you take me for a fool? Bene. Ah, scusate, sono rincoglionito io. Allora, crescita più 15, feriti catturati dopo la battaglia più 15, faide proficue. Beh, ordine pubblico sì, voglio ricercare quello, ok. Bene, allora la cosa sta procedendo. Pace negoziata fra gente che non ci interessa. Io non so quanto gli convenga a sto tizio. Comunque, aia, ci sorprendono, ci sorprendono. Allora, fa attenzione, i figli del caos sono vicini. Gli uomini bestia sono servi dei poteri perniciosi che bramano la fine della civiltà. Non si curano di quali dei veneri. Per loro i tuoi guerrieri sono prede. Weakness cannot be tolerated. Allora, a questo punto, visto che stanno intaccando il nostro ordine pubblico un po' da ogni luogo, io direi che potremmo reclutare altre unità. Cavalieri Oscuri, preparandoci a quello che potrebbe essere un assalto ai nostri danni. Poi, io, visto che qua, dunque, 159 contro... No, siamo in svantaggio abbastanza clamoroso noi, per cui direi che potremmo... Sì. Che scappa continuamente? Pensaci tu, Malekith. Allora, io la giocherei questa, quantomeno anche per prendere un po' più di... dimistichezza col sistema di combattimento, perché ripeto, io sono abbastanza un novizio con i Total War, per cui sto iniziando a conoscerli, ad apprezzarli anche in maniera veramente completa solo adesso. Però insomma, mi auguro che sta battaglia sia alla mia portata, perché se perdo questa me ne posso pure andare e mettermi a giocare a cose un po' più sempliciotte, perché abbiamo qualcosa come 1200 unità contro 170 che ci avranno sti topi armati. Cioè, veramente non... Anche no, ecco. Comunque, il campo di battaglia sembra abbastanza buono. Perché ci sono... Bisogna capire un attimino che cosa sono questi punti qui, ma... Se sono foreste, alture, montagne, non è ben chiaro da questa schermata. A breve lo sarà. Allora, gioco d'azzardo? Anche no, grazie. Dunque, erano foreste. Beh, cazzarola, se sono foreste possiamo fare il panico. Allora, io direi... Loro li mettiamo nella foresta ad attendere pazientemente. Facciamo una struttura normale, ecco, così. Sì, sono 2 e 2 quello che volevo. Poi possiamo mettere la cavalleria qua. No, a parte che so talmente pochi, raga, ma veramente sono veramente veramente pochi. Li mettiamo un po' nelle retrovie, ci nascondiamo un po', ecco. Vediamo che succede se li nascondo un po'. Iniziando, insomma, non credo che sia necessario fare chissà quali tattiche. Loro avanzano, appena si avvicinano gli facciamo passare la voglia. Ottenere benedizioni divine attraverso le uccisioni, astuto signore. Guida gli altri druchi al massacro in battaglia e otterranno il favore di Cain, il dio dell'omicidio. Allora, gli elfi oscuri rendono onore a Cain, il dio dell'omicidio, spargendo sangue sul campo di battaglia. Se uno l'esercito ucciderà abbastanza nemici durante uno scontro, la divinità gli concederà il suo favore, migliorando le sue prestazioni in combattimento. Ci piace, ci piace, ci piace. Allora, adesso abbiamo potere delle tenebre, ingente aumento delle riserve di potere, potenziamento di 20, ok. Se no abbiamo... causa danni magici, vasta l'area d'effetto,
Guarda, ma io posso fare una cosa di questo tipo, no? Troppo. Se loro si avvicinano abbastanza, io fino a qua posso. Nel momento in cui si avvicinano io potrei. Vabbè, facciamolo avanzare un po' il nostro amato Malekith. Velocizziamo un filino. Gli facciamo tanto male? Vediamo un po'. Certo ragazzi che se prendiamo gli alberi però non è successo assolutamente nulla. Vabbè, allora io andrei. Mi date la cavalleria? Attacchiamo qua, forza. Arcieri sull'eroe. Starberi di mezzo. Dai che è fatta. Influenziamo gli obiettivi. Allora qua così. Dai dai dai. Cavalleria. Fuori. Già si ritirano. Cosa ha sparato il tizio? Dai dai con la cavalleria. Proviamo a vincerla direttamente anche solo con la cavalleria. Forza forza. Riusciamo a finirlo con un po' di frecce? Anche se è un po' un azzardo, visti tutti i nostri uomini nella zona. Guarda, pazzesca con questa sorta di vomitata gigante che fa. Dai, dai. È rimasto solo sto paro disgraziato. Dunque, potenziamento, dai. Bene. Eliminati? No, non è eliminato, ma adesso lo elimineremo. Allora, sono abbastanza facilotto qua. Perdite 16, loro hanno persi 103. Sono rimasti in 14 complessivamente. Dovremmo riuscire a gestire. Vittoria decisiva, allora. Io ucciderei i prigionieri qua. Allora, scheggia dell'ingannatore. Abilità scheggia dell'ingannatore. Che cosa fa? Maledizione. Agisce sugli obiettivi solo quando si trovano nell'area. 16 secondi. Effetti meno 100% incidenti di lancio. Beh, non male. Tratto acquisito. Esterminio di Skaven. Disciplina più 5 nel combattimento contro gli Skaven. Bene. Nemico ucciso in battaglia. È andata bene. Allora, io a questo punto diciamo che forse potremmo tornare. Qua chi c'è dentro? Prendiamo il possesso di questa zona. Ah, ci sono gli Skaven pure qua. Niente. Sono un botto. Interrompi assedio, via via. Per carità. Blackhearted Dreadlord. Sono più di quanti ne potremmo gestire. Dunque, mentre di qua, io vorrei sapere quanti sono anche qui. Vabbè, io direi che adesso urge un ritorno a casa, visto che questi stanno arrivando. E per il resto, qui il potenziamento come va? Non posso fare nient'altro. Vabbè, andiamo. Dunque, vento di lame, un vorticoso maelstrom di spada, assetata di sangue, lacera qualunque cosa incontri sul campo di battaglia. Ci piace. Ok. E andiamo. Vorrei evitare di essere sorpreso. Allora, diplomazia. Accordo commerciale. 58. Ma sì, ma si può fare, nel senso.
Collegherà le vostre capitali a una rotta commerciale. Più sono le risorse a tua disposizione, maggiori sono le possibilità che questa fazione decida di firmare un trattato. Bene. Beh, accettiamo. Bene, quindi abbiamo un accordo commerciale che credo che ci porterà ottime novità. Loro si avvicinano sempre di più. Ah, ma vanno dai nostri alleati, non vanno da noi. È bella complicata. Usa le tue armate per esercitare il controllo sul teatro di guerra. Piazza i tuoi guerrieri nei passi per gestirli e studia la posizione del nemico per scoprire i punti migliori da cui attaccare. Infatti, allora, io vorrei, a tal proposito, what now? Modalità imboscata. The trap is set. Ill considered. E vorrei andare qua per attaccarli da dietro, se riusciamo. Poi torniamo a casa, perché la vedo abbastanza male. No, più che altro posso anche starmene qua tranquillo. Vorrei capire quanto ci mettono a finire le unità, perché se rinforzo un po' a casa è decisamente meglio. Imboscata non riuscita. Vabbè, il tuo esercito è stato avvistato dal nemico prima di poter andare di poter attendere un'imboscata. Possiamo intercettarlo, ma siamo in svantaggio numerico clamoroso. Veramente clamoroso. E abbiamo pochissime unità. Ma se io provassi a fare la risoluzione automatica, vediamo che succede. Però non me l'aspettavo così secca. Vabbè, sventura del Calidor. Cavolo, ho guadagnato un grado. Riduci schiavitù, forza. Bene. Beh, mi ha sorpreso, devo dire. Comunque dobbiamo espanderci un po'. Le invocazioni di grandi poteri possono essere eseguite dai maghi più influenti. Imponente, signore. Convocali insieme e porteranno a termine dei riti per garantirti poteri notevoli, ma di certo a un prezzo. Allora, alcune razze possono eseguire riti potenti con cui ottenere grandi bonus e abilità uniche sulla mappa della campagna. I riti hanno un elevato costo di denaro o schiavi. I riti possono scegliere. Si possono scegliere e avviare nel pannello riti che si apre cliccando sul pulsante riti, che è questo. Ok, che riti abbiamo? Le vittime di Kane non possono raggiungere le sale pacificamente. Deve trattarsi di omicidio sanguinoso. Ma una volta che il sangue inizia a scorrere, dove si fermerà? Feriti catturati dopo la battaglia. Vabbè, abbiamo velocità di declino degli schiavi più 50%, però. Introiti bottino post battaglia. Abilità l'esercito condotto oscuro. Un intenso afflusso di magia oscura causa un'esplosione che danneggia chiunque si trovi nei paraggi, eccetto l'unità lancia incantesimi che ne uscirà esausta ma integra. Ma io per adesso mi farei gli affaracci miei. Una strategica può essere utile in momenti incerti come questo, signore. Mappa della campagna. Ah, ecco, vabbè, questa qua. Allora, vabbè, hai ottenuto un'arma. Un nemico ucciso in battaglia, questo già lo sapevamo. Imboscata vanificata. Tratto acquisito, predilige la disciplina. Bene. Quindi Nelosi ha preso la capacità di gestire un po' l'ordine pubblico, bene. Allora, noi adesso non siamo messi male, ma siamo poco esposti. Cioè, nel senso, poco... abbiamo poca influenza sulla zona, per cui... se io volessi reclutare qualcun altro, lo potrei fare. Tipo un po' di sana cavalleria, me la volete dare? Grazie, ecco. Già ci piace di più. Detto questo, io aumenterei anche le risorse di lei. Lancia del terrore. Bene. Allora, visto che la situazione ce lo permette, io andrei in modalità incursione dopo aver finito il reclutamento. Allora, Core and Banner lo potremmo... ecco, armatura più 5, dai. Murderous Lord. Vediamo se riusciamo a fare...
Imboscata. Allora, qua insiste, alleanza militare, ma perché no? Bene. Implica che dovremmo dargli una mano, immagino, adesso che è stato attaccato. In cima alla torre della profezia di Grond, le incantatrici del convento oscuro dialogano coi poteri malvagi del caos. Questa è un'energia utilizzabile per il controllo del vortice oscuro, signore. Un attacco a Grond non è da prendere alla leggera, ma soggettarla è assolutamente necessario alla tua causa. Magari. Però io prima vorrei liberarmi un po' delle minacce a nord. Poi eventualmente ci estenderemo. Dei parassiti permea questo posto, mio signore. Non lasciare che gli scaven danneggino il tuo potere. Trova il modo di ridurre le menzogne che diffondono tra i tuoi seguaci. Allora, la corruzione è una misura dell'influenza del caos dei vampiri e degli scaven. Una provincia la si può vedere sul panel informazioni della provincia. Dunque, corruzione 2%, gli scaven 30%. Un'eccessiva corruzione provoca disordine e logoramento. La corruzione scaven è alta nei territori che comandi. Fai in modo di diminuirla. Come faccio? Come faccio? Non è chiaro. C'ho degli editti, delle cose che posso promulgare, dettagli, panoramica. Qua mi dovete dare una mano voi, perché io non lo so. In questo momento mi trovo un attimino di eventi. No, questo qua l'abbiamo fatto. Missioni, incarichi. No, qui mi dovete dare una mano voi, perché non so dove sbattere la testa. Nel senso, se voglio ridurre. Se necessario, puoi scambiare le truppe delle diverse armate sul campo. Raduna le tue forze, così che i guerrieri possano spostarsi e così che la guerra possa continuare. Ma io non devo spostare nessuno in questo momento. Vabbè, l'unico modo, ragazzi, qua è andargli a spaccare tutto. Per cui ci avviciniamo. Malekith, è il tuo momento. Allora, noi abbiamo è il grande momento. Allora io direi, ragazzi, ci fermiamo qua per oggi. Fatemi sapere il discorso della corruzione, come risolviamo il discorso corruzione. Mi serve il vostro aiuto. Per il resto, la prossima volta proveremo l'assalto a Arcaldra, sperando che vada nel migliore dei modi. Per cui, ragazzi, io direi che ci fermiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Insomma, sto iniziando un pochino a prenderci la mano, però se mi date una mano, velocizziamo un po' tutto il processo. Per cui se avete dritte cose sviste che notate nel mio comportamento, fatemene notare e cercherò di capire, insomma, meglio il tutto. Per cui niente, ragazzi, grazie come sempre e ci vediamo alla prossima.